Ci sono circa 500 persone di domenica mattina sotto la pioggia davanti al municipio di Cesenatico. Il sindaco Roberto Buda ha gettato acqua sul fuoco, smorzando i toni e assicurando che i busti di Benito Mussolini e di Vittorio Emanuele III, che l'amministrazione pidiellina ha chiesto di poter riavere a Cesenatico, non verranno esposti, ma eventualmente collocati in futuro nelle sale di un museo dedicato alla storia di Cesenatico nel Novecento. Le rassicurazioni però non bastano a cancellare la manifestazione di protesta che ha per protagonisti l'Associazione Nazionale dei Partigiani, i partiti dell'opposizione, i sindacati e i tanti cittadini che attraversano il centro in corteo per dire che loro, Cesenatico, l'immagine del Duce non la vogliono. Azioni di revisionismo, cioè il tentativo di nascondere le responsabilità del passato e anche di presentare alla società e al mondo un'ipotesi che è quella di uscire dalla crisi così grave che ci colpisce secondo la strada che era già stata percorsa negli anni del nazismo e del fascismo. E noi oggi siamo qui in tanti a dire no, questa strada non la vogliamo, non ci piace e ci batteremo fino in fondo perché non la si imbocchi mai. Gentile signor sindaco, apprendiamo dai giornali la notizia che riferisce della decisione sua dell'amministrazione comunale di Cesenatico di voler acquisire in contratto gratuito l'uso dei busti scultorei di Benito Mussolini e Vittorio Emanuele III, re d'Italia. Francamente ci piacerebbe che lei spiegasse ai suoi cittadini e a tutti noi a quale bisogno della città di Cesenatico risponde tale scelta. Essendo Cesenatico una città turistica, viene da pensare che lei voglia esporre i busti per farli ammirare dai turisti. Si tratterebbe cioè di un'operazione commerciale per vendere meglio il prodotto turistico, a cui si potrebbe aggiungere, diciamo noi, in seguito la vendita di gadget o predappio, per intenderci, oppure un'operazione tipo aeroporto di Forlì che qualcuno vorrebbe intitolare a Mussolini perché è più conosciuto nel mondo. Ma in questo caso ci sono due aggravanti, signor sindaco. La prima riguarda il fatto che una tale decisione viene assunta da un'istituzione pubblica, democratica, che era stata cancellata dal fascismo e che ha nella Costituzione repubblicana, democratica e antifascista il suo fondamento. La seconda è costituita dal fatto che questa scelta viene resa nota nei giorni dedicati alla memoria dello sterminio degli ebrei e di tutti coloro che si opposero al nazismo e al fascismo. Quei busti, non dimentichiamolo mai, rappresentano personaggi che con le loro scelte hanno portato centinaia di migliaia di uomini al massacro nelle guerre imperiali, che hanno voluto ed imposto le leggi razziali, che hanno consegnato il paese nelle mani di un esercito straniero collaborando con le nefandezze della Gestapo. Bravo. Organizzi un museo della resistenza, uno spazio nel quale anche con quei busti si possa spiegare ai ragazzi e ai turisti che cosa essi davvero rappresentano e quanto hanno fatto anche nel suo comune gli antifascisti e i democratici per liberarci da loro. Partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao. Da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, 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 e se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire lassù in montagna, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e seppellire lassù in montagna. Sotto l'ombra di un bel fior e tutti quelli che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 e tutti quelli che passeranno mi diranno che bel fior, questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 questo è il fiore del partigiano morto per la